Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco, pro staff del Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video partirò la recensione di Miroslav Klose versione IF, attaccante tedesco della Lazio che riceve questa carta IF grazie alla sua doppietta fatta nella partita Lazio-Atalanta in cui la Lazio ha battuto i bergamaschi per 2-0. Guardiamo subito le statistiche sulla carta di Klose: troviamo 82 overall, 71 velocità, 76 dribbling, 81 tiro, 30 difesa, 65 passaggio e 65 fisico. Rispetto alla versione non IF, cioè la versione 81, riceve più 1 in velocità, più 3 in dribbling, più 4 in tiro, più 2 in difesa, più 2 in passaggio e più 5, e più 2 in fisico, scusate. Miroslav Klose è un attaccante che costa davvero poco, infatti è quasi sul prezzo di scarto, ma a parer mio è un buon attaccante. Se lo si sa usare bene, davvero vi farà tanti gol, soprattutto grazie alla sua fantastica finalizzazione, di cui parleremo a breve. Adesso passiamo alle sue statistiche sulla carta: troviamo il 71 velocità che diventa 72 accelerazione e 69 velocità scatto. La velocità, è una cosa abbastanza strana di questo giocatore, perché il 72 di accelerazione è un pro. Perché per lui, che è comunque un giocatore di 1,84, quindi è abbastanza grosso, questo 72 di velocità è un valore molto buono e si sente molto in game. Infatti, quando gli farete magari infiltrante, lui sui primi 2-3 metri riuscirà a superare qualsiasi difensore e riuscirà a prendere la palla. Il problema nasce quando poi dovrete avanzare e con la velocità scatto perderete molto spesso il pallone perché è molto bassa e infatti io incontro. Passiamo adesso al dribbling: 76 sulla carta diventa 66 agilità, 63 equilibrio, 80 riflessi, 81 controllo palla e 76 dribbling secco. Il dribbling non lo inserisco né tre pro né tre contro perché non è una cosa tanto negativa ma nemmeno tanto positiva, insomma, che comunque lui, come detto prima, è un attaccante di 1,84, quindi di certo non ci aspettiamo il dribbling di Dybala, però comunque non è un contro. Passiamo adesso ai tiri: 81 sulla carta diventa 91 piazzamento, 90 finalizzazione, 79 potenza di tiro, 54 tiri alla distanza, 82 tiri al volo e 85 calci di rigore. Il tiro non lo metto tutto 3 pro oppure 3 contro, ma bensì metto la finalizzazione nei pro perché è davvero 90, un valore assurdo e davvero fa molti gol, sbaglia davvero raramente davanti alla porta. In più voglio menzionare il tiro dalla distanza, cioè il long shot, perché il valore è solo 54, ma è un valore molto molto bugiardo. Infatti mi ha fatto qualche gol di long shot, qualche altra volta che ci ho provato e non ha segnato, ha fatto comunque dei tiri molto buoni. E quindi diciamo non è un contro assolutamente, ma addirittura l'ho messo 3 pro, poi dovreste vedere qualche gol nelle clip. Passiamo adesso di difesa: il 30 sulla carta, quelli in game non ci interessano, ma tranne il 95 di precisione di testa, che è un ottimo valore, però io non riesco purtroppo, forse sarà un mio limite, ma non riesco ad analizzare la precisione di testa perché su questo gioco proprio non riesco a fare gol di testa. Quindi diciamo non lo metto in 3 pro né 3 contro, però comunque quello se mi piace lo stesso, anche non sfruttando il colpo di testa. Quindi magari se qualcuno di voi sa giocare bene di testa avrà trovato un giocatore fantastico a parer mio. Passiamo ai suoi passaggi: 65 sulla carta diventa 65 visione, 66 grosso, 51 precisione su punizioni, 73 passaggi corti, 44 passaggi lunghi e 76 effetto. Il passaggio, stessa cosa del dribbling, non è tanto malaccio, non è nemmeno però un pro. Quindi diciamo non lo mettiamo né 3 pro né 3 contro, però diciamo magari provate a fare qualche passaggio con lui perché di certo non vi sbaglierà tutti i passaggi, ovviamente non farà delle aperture fantastiche, però comunque diciamo qualcosa riuscirete a fare. Passiamo adesso al fisico: il 65 sulla carta diventa 92 elevazione, 54 resistenza, 74 forza e 47 aggressività. Diciamo che io da Miroslav Klose mi aspettavo qualcosa in più del fisico, però comunque non è un contro e quindi né pro né contro. In più questo giocatore qui ha 4 stelle di dribbling, che sono indubbiamente un pro perché lui è quasi ambidestro, riuscirà a fare molto gol anche di sinistro, mentre le 2 stelle mosse abilità, diciamo, si può passare sopra, non me la sento di inserirli 3 contro, perché comunque, come già detto diverse volte, è un attaccante da 1,84, quindi molto alto, di certo non ci aspettiamo le 4 o le 5 stelle skill. Questo video può finire qui, facciamo adesso il riepilogo di pro e contro. Tra i pro troviamo accelerazione, finalizzazione, long shot e 4 stelle piede debole, 3 contro, velocità scatto e tiro a giro.
Il voto finale vi ho dato solo 7,5, davvero vi consiglio di provarlo, comunque vi divertirete e poi comunque non costa molto e poi vendendolo non ci perderete nessun credito. Questo video può finire qui, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate con le vostre impressioni su Miroslav Klose se l'avete provato. Ed Erco, lo staff del Team Fiatale, tutto, ci vediamo in un prossimo video, bella!